Volevo presentarvi una proposta di legge che abbiamo depositato, che riguarda l'istituzione del registro regionale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, ovvero il testamento biologico. In questo progetto di legge vogliamo che sia istituito un registro regionale dove una persona può depositare le proprie volontà, da attuarsi in caso la persona stessa non sia più capace di intendere e volere perché ha una perdita di coscienza definitiva e irreversibile. Che cosa succede? La persona, in questo caso, quando invece è ancora ben cosciente e in grado di esprimere la propria volontà, designa uno o più fiduciari, le persone di sua fiducia. Nel caso appunto questa persona non sia più in grado di intendere di volere per questa perdita di coscienza, ripetiamo, definitiva e irreversibile, loro devono dare seguito a quelle che sono le volontà del dichiarante, della persona che fa questo testamento biologico. E queste volontà quali sono? La volontà di essere o no sottoposte a cure o trattamenti sanitari, di donare organi e tessuti, la modalità di inumazione nel caso di morte o di cremazione e anche la volontà di poter essere visitato nel momento in cui una persona è incapace di intendere e volere, logicamente sempre per le condizioni di cui parlavamo, anche da persone che non sono parenti di primo grado, un amico, un compagno, una compagna. Queste volontà saranno accessibili fino al momento in cui non si verificassero quelle situazioni solo ed esclusivamente al dichiarante. Nel momento in cui invece si dovessero verificare quelle situazioni, queste dichiarazioni messe su questo registro e registrate anche sulla Carta Regionale dei Servizi e sulla Carta Nazionale dei Servizi, saranno accessibili anche al medico, il medico di fiducia, e eventualmente al personale di pronto soccorso. Con questo progetto di legge vogliamo ribadire quella che è l'importanza di questa possibilità di fare testamento biologico, che è possibile fare in molte parti del mondo, e cercare di dare voce a quelle che sono le tante richieste. Vi dico personalmente, questo testamento biologico l'ho già fatto, ci credo personalmente, ma credo anche alle tante richieste delle tante persone che comunque vogliono decidere coscientemente per sé quali trattamenti gli possono essere fatti appunto in caso di perdita di coscienza e decidere che non ci sia quello che viene chiamato l'accanimento terapeutico.